Contro un Toro lanciato, 7 punti nelle ultime 4 giornate, il Como dell'elegante Marchesi sfiora il colpo, in una partita nella quale i colpi non sono mancati. 5 giocatori ammoniti più 2 espulsi. Privo di Dossena e con un avvocato, Copparoni, in porta, il Torino prova a vincere, ma il Como di oggi, pur privo di Guerrini e Albiero, dispone di un gioco efficace. Francini va a cogliere la traversa e si dispera. Ma si dispera ancora di più quando Borgonovo, alla mezz'ora del primo tempo, lo supera e porta in vantaggio i suoi sul cross di Corneliuson. Molti falli in campo. Redini forse ritiene che 22 giocatori siano difficili da controllare e ne manda a casa 2, Bruno e Ferri, perché si sono insultati. Increduli e solidali, i 2 si congedano. In svantaggio il Toro si accanisce ed il finale del tempo esalta Paradisi. Il portiere del Como salva su Corradini. Schachner di testa mette poi fuori la respinta. Si distende sul colpo di testa di Sabato e chiude con questa uscita su Schachner. Nella ripresa il Como potrebbe raddoppiare, ma su Centi, lanciato dal bravo Corneliuson, salva in extremis Corradini. Non è giornata per il Toro, sembra, e invece, quando tutto appare ormai deciso, arriva il gol di Comi, che sorprende con un colpo di testa a Paradisi, uscito male questa volta sul cross di Zaccarelli. Mancano 9 minuti alla fine. Logica l'esultanza dei Granata. Il Torino sfiora addirittura il successo poco dopo, ancora con Comi che manda fuori a porta a porta.